Ciao a tutti ragazzi, ebbene sì, è proprio quel momento, è quel momento di spacchettare. Ragazzi, questi sono i primi acquisti della collezione e da come avete letto dal titolo sono partiti un po' troppi soldini. Diciamo che questo è un lotto e l'ho pagato più di quanto volessi, però diciamo che c'era un sacco di roba e quindi... diciamo che ho fatto uno sforzo abbastanza grosso, perché altrimenti sarebbe stato difficile reperire tutta sta roba. Poi nell'altro sacchetto c'è una cosa molto interessante che vedremo dopo. Quello l'ho già aperto, ma è sempre bello riaprirlo. Poi l'ho rimpacchettato, vabbè, fatto un po' così. Dai, diciamo che il pacco è mezzo distrutto, grazie Poste Italiane. Fortuna ha fatto un bel pacchetto. Comunque pensavo ci fosse più roba. Vabbè, dai. Che merda. Ok, questo lo vedremo dopo. Perfetto. Allora, iniziamo da questo. Mamma mia, chi me l'ha fatto fare spendere tutti questi soldi? Si fa per il contenuto, diciamo così. Dovrebbe essere tutta roba NM. Diciamo, non hanno rischiato di rovinarsi. Queste sono tutte carte da LDD, PMT e poi non so che altre edizioni ci sta, eh. Però comunque considerate che è tutta roba vintage per la collezione, per tentare di finire quei cavolo di setta. Allora, vediamo che c'è in questo primo mazzetto. Beh, le condizioni sono tutte relativamente buone. Mamma mia, quanto sono belle. Vabbè, spacciate tutte per NM, adesso un parolone NM. Adesso vi faccio vedere un po' la roba che ho acquistato, almeno così vi fate un'idea. Dovrebbero essere tutte near mint, però diciamo che in realtà sono praticamente tutte ex, eh? Me la spacciata anche qualcuna per mint. E poi queste sono le comuni, non lo so. Adesso, quando tirerò fuori l'altra roba, che dovrebbe essere un filo più costosa. Belli. Vediamo in che condizioni sono questi. Sì, sì, tutte e due ex. Ma va bene, ok. Poi prendiamo il secondo lotto. Ero abbastanza certo che le robe fossero rovinate, però diciamo che me la sono fatta andare bene comunque. Allora, un po' di nuove trappole, qualche fusione interessante, queste belle. La tempesta potente, sarebbe bello fosse mint. Lasciamo sta, near mint, eh. Se vedete l'angolo è near mint, eh. Vaffanculo. Allora, tornare. Bello il braccio d'Exodia da DB1. Bello proprio. Ehi, si spaccatura qua, NM, cheat. Mamma mia. Beh, avrete visto poco o niente, ma non è questo interessante. Queste le vedrete poi più avanti quando faremo il video su tutto LDD completato. E parleremo ovviamente di tutto il set. Ma questo molto più avanti, prima ci sarà anche da fare il video dove sistemiamo tutta sta roba. Adesso c'è la nota dolente. Qui c'è la roba costosa. Se è rovinata, penso posso tiltare male. Ho anche delle fodere qua per sicurezza. Andiamo a vedere. Ah, questa è la prima. Ovviamente ex. Ma dettagli. Solo perché erano tante. Se no non ce l'avrei mai spesi tutti questi soldi per sta roba. Tiro fuori il mago nero dell'LDD.
Perfetto, cheat. No, raga, non vedrete niente. Mamma mia. Che inculata che mi sono preso. Poi, ci sta Drago Tricorno, ce ne stanno tre. No, vabbè, lasciamo... Perfetto. No, raga, dovreste vederle ste carte. Perfette. Perfette dovevano essere. Questo è quello che succede quando comprate la roba su internet. È gente che non capisce un cazzo di come si valuta le carte. Tutte queste carte. Guardate. Cioè, è bellissima, eh. Il fronte è perfetto. Il back tutti ex. Prima di imbustarle tutte ve le faccio vedere. Cioè, ci stanno qua un drago tricorno e un anatema del drago. No, drago tricorno. Poi polimerizzazione e anatema del drago. Poi tre teschi evocati. Giudizio solenne. Drago millenario, la piramide di Burti. Tutte rovinate. Vabbè, giudizio solenne. Teschio evocato, drago lucente, pendente, suigin, cioè roba carina, c'è, cioè, cerco incantatore, ma dovrebbe essere rovinato, è questo. Praticamente è una fregatura. Fatemi sistemare sta roba perché sennò tilto male io. Questo è pure mi scatto, vabbè, questo non c'entra niente, c'è un bordino sotto un po' più piccolo. È una roba eccezionale, oh! Vedete quel cazzo di angolo? No, no, adesso gli scrivo. Quando la gente ti dice sono perfette, cioè, lasciamo stare. Vedete quanto è bella. Finisco di imbustare sta roba e poi facciamo un recap di quello che c'è, così vi faccio vedere un po' meglio. Recapino, dai. Abbiamo tre draghi tricorni, ex, permetto. Mago nero, ex. Tre teschi evocato da PMTD, ex. Vabbè, sì, due draghi bianchi, occhi blu da S, K, E, mi sembra, sì. Uno in prima, uno in seconda. E anatema del drago da LDD. Poi tartaruga, suigin, doppio curibo. La ragazza mia sarà contenta. Drago lucente, occhi blu, tre. Stregone. Poi abbiamo drago teschio nero e drago millenario. Poi pendente, polimerizzazione, mondo tun, rito dell'illusione nera, tempesta, attacco delle magie, poi giudizio solenne, cerchio incantatore, due piramidi di luce, almeno queste messe bene, e dust tornato. Adesso andiamo al pezzo forte. Che io ovviamente ho già aperto, ho già visto. Infatti ho riscocciato. Il gatto si è ucciso. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. È una carta molto particolare. Anzi, la più importante del set LDD. E penso che abbiate capito, ovviamente, di chi sto parlando. E vabbè, tanto l'avete vista. Guardate che bellezza. Questa sì che è messa bene. È ex pure questa, però almeno me l'avevano detto. È una grad 6, adesso quando avrò anche le bustine di Pokémon, che metto dentro le doppie sleeves, e la levo da qua e la metto nell'album, e questa sì che è una soddisfazione, pagata un centinaio d'euro però. Diciamo che questa li vale tutti. E niente, adesso mi vado a inchiappettare i due fratelli che mi hanno venduto sta roba. Probabilmente me la tengo, però me li sono per bene. Perché non mi puoi spacciare una roba per un'altra, soprattutto a me. E va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, perché a me è piaciuto un pochino, perché mi aspettavo tutt'altre carte. Vi invito come sempre a lasciare mi piace, come supporto, perché ho speso un sacco di soldi per roba che non vale quei soldi, probabilmente. Vi invito come sempre a passare qua sotto in descrizione, dove potete trovare tutti i miei social, soprattutto Instagram,
Sì, tutti e due i profili. Quindi ragazzi, state amazing e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!